Buongiorno, allora sono praticamente le 11:30 perché praticamente sono stata a fare la lezione di postural stamattina alle 10 e quindi sono rientrata ora e volevo però farvi vedere delle cose che ho acquistato. Sono di tre negozi, uno è il Decathlon, uno è il negozio New Diva a Roma. Il negozio della mia amica, per chi non lo sapesse, e il terzo è Shein. Adesso vi posiziono un attimo, spero in un punto che riesco a farvi vedere per bene con la luce e vi faccio vedere tutto quanto al volissimo perché sto anche preparando il pranzo, visto che è quasi ora. Ok, approfitto, vi ho messo un po' sulla sedia, approfitto di questo momento per farvi vedere queste cose così almeno poi le metto a lavare perché sennò diventa un casino. Scusate la mia faccia, ma ho solamente messo un po' di terra, un po' di correttore e basta, manco il mascara, quindi lasciamo perdere. Allora, vi faccio vedere subito cosa ho preso dal negozio della mia amica, perché io ho preso solamente due cose. Allora, ho preso innanzitutto questo paio di pantaloni della tuta bianchi. Li ho voluti prendere bianchi perché non ne ho di colore bianco e sono ovviamente con l'elastico in fondo, un po' allarghini e la cosa che mi piace particolarmente è che dentro sono felpati e io sono particolarmente freddolosa e questi qui ce n'ha di tanti colori, però ecco appunto vi dicevo che io bianco non ce l'ho. E quindi bianco, poi ho preso sempre nel suo negozio questo body con questa fantasia qua, è leggermente a collo alto, di questa appunto fantasia di questi colori che vanno tantissimo adesso, questo beige. La particolarità è che dietro appunto c'è il buco sulla schiena, e è comunque a manica lunga e l'ho pensato proprio insieme. L'ho pensato proprio insieme a questi pantaloni della tuta bianchi. Poi, se riesco, magari vi metto qualche foto, qualche spezzone qui dopo che vi ho fatto vedere tutto quanto. Se no, comunque, qualche cosa metto anche sempre su Instagram a livello di abbigliamento. Quindi potete andare a vedere anche lì. Vi lascio il mio Instagram qui in sovraimpressione. Poi dal Decathlon che siamo andati l'altro giorno, allora siamo andati per prendere i calzini, questi praticamente da yoga con i, come si chiamano? Con i gommini sotto, ne ho presi due paia così, un paio ce l'ho addosso e un altro paio è questo e poi ne ho preso anche un altro. Secondo me è ancora meglio perché ha proprio le ditine e visto che nello yoga è molto importante allargare le dita, secondo me questi sono meglio e sono appunto questi qui, fatti apposta proprio per lo yoga. Poi, sempre al Decathlon, sempre per me, ho preso questa canottiera. Aspettate che è rigirata, non so il motivo. Che poi lasciamo perdere quello che ci è potuto succedere, ma in questo periodo ci stanno un po' tutto male. Ho preso questa canottiera qua che mi pare che costasse tipo 6,99 euro, una roba del genere, costava pochissimo. Ed è appunto di queste traspiranti dietro, vedete, fatte in questo modo, larghina e leggermente lunga sul davanti. Poi ho preso anche un'altra canottiera. Questa volta però è una canottiera dell'Adidas perché ho trovato, praticamente mi sono fatta tutto il completo. Allora, c'è questa canottiera qua che è fatta in questo modo, è più accollata dell'altra ed è anche più larghina, come potete vedere, e c'è scritto Aero Ready. Cioè è una canottiera, appunto nera. E ci ho fatto praticamente tutto il completo perché ho preso anche questa maglia a maniche corte, sempre dell'Adidas, semplicissima nera. E poi ci ho preso anche il resto della tuta perché ci ho preso questa felpa cortina, sempre nera classica, che io la cercavo da secoli,
la classica Adidas con le strisce laterali, con il cappuccio ovviamente, e poi ci ho preso anche il pantalone. Non ho preso il leggings perché il leggings ce l'ho già. Ho preso il pantalone proprio della tuta classico, sempre dell'Adidas. Questa volta non con le righe perché il leggings già ce l'ho con le righe, questa volta con la scritta Adidas in fondo che mi piace anche particolarmente. È successo che praticamente alla cassa la ragazza non riusciva a far ritornare il conteggio dei pezzi e quindi che è successo? L'ha dovuto fare due volte. Paghiamo, poi una spesa anche abbastanza è. Andiamo per uscire e suona. Dio, Dio, ora che è? Perché poi mio figlio aveva preso il pallone, poi avevamo preso anche delle cose da mangiare, quindi dico, santa pazienza, adesso che cos'è? Poi pioveva, era una giornata pessima. Andiamo, ci ferma il ragazzo, quello lì della sicurezza, e scopre che la felpa, questa qui dell'Adidas, non c'era nello scontrino. Porca, dico, ma possibile, dico, io l'ho pure detto, ma ce l'ha fatto due volte il conto, possibile che non gli arri non, non gli ris eppure risultavano tutti i pezzi. Dice, venite con me, e siamo andati da quelli che appunto controllano tutto quanto. Praticamente, che era successo? Questa, nel fare il secondo conteggio, perché nel primo non gli tornavano tutti i pezzi, nel fare il secondo conteggio aveva conteggiato due buste di farina d'avena che avevamo preso per fare i pancake, ma ne avevamo presa una sola e lei l'ha conteggiata due e non ha conteggiato questa, la felpa. Quindi io sono rimasta così, dico, ma scusate, cioè, allora noi abbiamo fatto tutto il pagamento, tutte le cose, è possibile che non gli compare? Cioè, quando passa una cosa che non suona, tu te ne accorgi. Fatto sta che, insomma, abbiamo dovuto rifare tutto quanto, ricontrollare tutto quanto lo scontrino e poi levare la farina che avevano messo in più e mettere la felpa. Insomma, abbiamo perso un altro quarto d'ora lì dentro. E io ero un po' innervosita da questa cosa, infatti, diciamo, ero tentata di mollare tutto e di rifarmi dare i soldi, però c'erano delle cose anche di mio marito, il pallone di mio figlio, insomma, un po' di cose, quindi ho detto, vabbè, lasciamo perdere. Infatti, mio marito mi ha guardato e mi ha detto, state calma, adesso in 3 secondi risolviamo. Infatti, la ragazza porina, che non era quella che ci aveva fatto però il conto, era un'altra ragazza. La ragazza Porella si è scusata, ci ha detto scusateci, eccetera, eccetera. Però effettivamente quella che era la cassa che ci ha sbagliato il conto, io l'ho visto che non era molto pratica. E infatti ho visto anche con la coda dell'occhio che quando stavamo andando via, lei è andata dalla ragazza alla cassa e gli ha fatto una canata. Quindi, vabbè, comunque è finita là. Alla fine siamo usciti vittoriosi con tutto quanto e pace. Poi, invece, da Shein, scusate, ma non metto quasi mai le lenti, le metto solamente per andare a yoga, ma mi danno un fastidio perché non sono più abituata, cioè io sono abituata con gli occhiali e quindi dopo un po' mi dà fastidio. Allora, passiamo a quello che ho preso da Shein. Allora, anche Shein stavolta sono stata un po'. Allora, non so se dipende da un mio errore o se dipende da un errore proprio del sito. Fatto sta che alcune misure non mi ritornano. Quindi, vabbè, ho preso delle cose per i miei figli e per me. Allora, per me ho preso un paio di pantaloni di jeans che io pensavo non mi entrassero e invece magicamente mi stanno. Sono un paio di pantaloni di jeans particolari perché sono con l'elastico alla vita, con una scritta qua sulla gamba e con i tagli lungo le gambe, nelle cosce. Sono leggeri, infatti non vanno messi con. Non li metto adesso, però secondo me con una calza a rete sotto sono fantastici e mi stanno, ragazzi. Quindi questo vuol dire che la mia alimentazione sta dando i suoi frutti perché io ho perso già una taglia. Però, andiamo avanti. Allora, poi sempre da Shein, dove? Sempre
Sempre da Shein ho preso per mio marito delle magliette basiche, che però lui già si è messo via, quindi non sto lì a cercarle. Delle magliette basiche a manica lunga perché non ce n'aveva manco una, adesso ce l'ha il cassetto pieno perché logicamente siamo andati a comprarle a destra a manca che gli piacevano e quindi adesso ci ritroviamo che ce n'è un botto. Sono a tinta unita e sono una bianca, una nera, una grigia e una blu. Basiche proprio. Poi ho preso delle cose appunto per i miei figli. Allora, ad Aurora avevo preso delle cose molto carine che però devo andare a fargli modificare perché per quanto riguarda diciamo l'altezza e la vita, eccetera, è tutto a posto. Però purtroppo non avendo lei il seno di una tredicenne, quattordicenne, perché è alta sì da 13 anni, 14 anni, ma è piatta perché ce n'ha 9, ovviamente sopra tutto ciò che è bretella gli va lenta. Io gli avevo preso tanto carina questa cosa qua, che però adesso come adesso è plasticosa, però era carina, molto carina, che era appunto questa salopette con queste rouge qui sulle spalle e poi la gonnellina sotto. Peccato che questa parte qua gli va lenta. Allora, la mia ipotesi è: ho due ipotesi. O gli faccio riprendere questa parte qua e diciamo gliela faccio stringere in maniera tale che gli diventano le bretelle più corte, oppure, come mi sta venendo una macabra idea adesso, gli levo le bretelle e diventa una semplice gonna. Ora devo un attimo valutare. Mi fate sapere, secondo voi, qual è l'opzione migliore? Farla diventare una gonna, quindi levare le bretelle o accorciare le bretelle? Perché effettivamente è una stoffa plasticosissima. Quindi non so, secondo me qualunque modifica gli viene fatta, si vede particolarmente. Ha comunque la zip, quindi rimane comunque semplice da infilare. E le avevo preso appunto questa salopettina con questa maglietta da metterci sotto, che è una maglietta a collo alto, bianca, semplicissima, che a lei sta da Dio pure. Quindi la maglietta sì, ok, è perfetta. La salopette no. E uguale, anche qui è successa la stessa cosa. Le avevo preso questa salopette bellissima, a mio parere, che riprendeva una salopette che avevo acquistato io tempo fa, l'avevo pensata proprio per mettercelo insieme, magari per un'uscita. E purtroppo anche questa qui è a pantalone lungo largo, anche questa purtroppo gli sta larghissima di sopra e perfetta di lunghezza di gambe, anche se leggermente lunga, però anche questa ha l'elastico. Anche questa ha l'elastico, quindi anche qui non so se levare direttamente le bretelle, anche se mi dispiace perché questa veramente è bella, oppure riprenderle le bretelle un attimino anche in dentro, diciamo, in questo modo in dentro, così, e accorciargliele per fargliela mettere. Mi consigliate voi, perché poi io sono una frana nel cucito, quindi dovrei farlo fare o comunque dovrei andarci cauta, mettermi lì e perderci tempo. Infatti, se ci fate caso, non c'ho manco più le unghie, perché me le volevo fare. Il problema è che non c'ho manco il tempo per farmi le unghie, quindi figuratevi se c'ho il tempo di mettere a posto i vestiti di mia figlia. Vabbè, andiamo avanti. Allora, questa era per quanto riguarda Aurora, le cose che non le stanno. Per quanto riguarda invece, ecco, c'è un'altra cosa che le va parecchio larga, cioè veramente questi gli vanno lunghi. Allora, le avevo preso questo completo qua, scusate se non ci capirete niente, ma che poi nel casino generale di Shein le ho preso pure due felpe. Cioè, ragazzi, due felpe simili che però purtroppo. Due felpe simili e non mi ricordavo di avergliele prese. Comunque, allora, eccoci qua, l'ho ritrovato. Allora, le avevo fatto un completo carinissimo che era di questa tuta qua, fatta in questo modo, con la felpa, dove è dritto, con la felpa così, che a me piace tantissimo, mezzo e mezzo, con questa fantasia qua, con l'acchiappa sogni, eccetera, eccetera, e il sotto uguale, mezzo e mezzo. Ok?
Allora, il sopra le va perfetto, il sotto no, il sotto è immenso, è decisamente grosso e ragazzi potrebbe stare bene a me, infatti non l'ho provato, però guardando che la grandezza arriva così, secondo me questo sta bene a me. Quindi per ora, dopo vedo se mi sta bene lo metto io e poi crescendo se lo mette lei e se no pace fatta. E ho fatto praticamente la stessa cosa per un altro. Sì, ho fatto la stessa cosa per un'altra tipologia di tuta che però questa invece gli sta. Ed è questo è il dietro, scusate, fatta in questo modo. Con questa cosa, ah no, ecco questa qui, sì, questa gli sta perfetta, ok? Peccato che questa qui l'avevo pensata per Alessandro, mi sa, boh, non mi ricordo più perché ho fatto tutto insieme de corsa e non mi servivano al volo queste cose, vabbè, comunque gli sta bene a mia figlia, questa gli sta bene e il sopra è questo. Tutto fatto a fumettoso, tutto fatto a fumetto, particolarissima. E questa gli sta bene, quindi almeno qualcosa ci siamo rientrati. Poi, sempre per lei, che poi mi dice sempre che non c'ha mai niente nell'armadio, vabbè. Sempre per lei ho preso tre magliette di queste con la pancia un po' scoperta, ragazzi. Eccole qua, di questo colore qua. Che è un carta da zucchero questo, nera e bianca. E queste erano tutte e tre insieme. E infine ho preso tre cose per Alessandro. Allora, anche a lui ho preso una tuta, che però ancora non gli ho provato, quindi spero che gli stia bene. Una tuta questa qui con i joystick delle console, perché che vo' dica fa, lui è un patito, con ovviamente la felpa sopra. Dov'è? Eccola qua, la felpa sopra, semplicissima. L'unica cosa che non mi piace di queste tute è il tessuto, perché è un tessuto acetato che secondo me li farà sudare un po', però mi piacevano per metterle una volta ogni tanto e poi andare a scuola. Poi, ovviamente, felpa di Among Us non poteva mancare perché il suo amichetto del cuore l'ha trovata a Rimini al mare e ovviamente lui l'ha vista e l'ha voluta e io l'ho cercata in lungo e largo, finalmente l'ho trovata, felpa di Among Us. E poi questa qui che mi piace tantissimo, che è questa felpa con le fiamme rosse di base bianca. Questa ricalca un po' delle felpe della Octopus, vabbè, una marca che fa appunto queste felpe con i tentacoli, con le fiamme, e ricalca un po' quello stile lì, ma ovviamente non costa quanto quelle, perché quelle ci vuole orrene. E poi stop, ho finito. Allora, io penso che adesso cerco di farvi qualche foto se riesco e ve le metto adesso a fine video. Se no, andate sul mio Instagram che è qui, che ve lo segno qui e andate a controllare se per caso trovate un po' di foto, un po' di cose. Sarà un po' complicato mettervele subito perché i miei figli comunque. Non so quando riuscirò a caricarvele, comunque cercherò di caricarvele in questo video, se no le vedete su Instagram. Detto ciò, che ora abbiamo fatto? È mezzogiorno e io vi saluto. Questo è stato un po' un video di acquisti al volo, proprio velocissimamente. E vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.